Ehi ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo vlog. Siamo qui, ragazzuoli, siamo qui a casa mia, ragazzi. Siamo qui a casa mia, ragazzuoli. Come potete vedere qui dietro c'è tutto il mio giardino. Vabbè, se sentirete i cani abbaiare, polli, galli, canticchiare, leoni, tigri, fare tutte le cose, è perché siamo fuori casa. E quindi giustamente fuori casa c'è lo zoo. C'è lo zoo e quindi ci sono i rumori. Quindi ragazzi, allora oggi diciamo che vi farò vedere un po' tutti quanti gli animali. Sono un bel po', ragazzi. Lui è il primo. Sono... È già, si sta già presentando nel video. Non vi farò vedere casa mia in generale perché non voglio farlo, anche perché un po' di privacy ce la devo comunque avere un po', no? Sono di questa idea qui, ragazzoli. Partiamo dal fatto che ne ho un bel po' di animali, ragazzi. Ve li vorrei elencare mentre camminiamo. Elenchiamoli mentre camminiamo. Allora, ho tre cani, ragazzi. Quindi partiamo già dal fatto che abbiamo tre cani. Vai, di tu le razze, amore, di tu le razze. Allora, un maremmano, un incrocio tra Golden Retriever e Rottweiler, e un incrocio tra Pitbull e Rottweiler. Ok, ovviamente il maremmano lo conoscete un po' tutti quanti se mi seguite sui social, quindi su Instagram, che ovviamente c'è il link qui sotto in descrizione, sia mio che suo. Prima dai, mio e poi suo. Mi raccomando. Poi, che altri animali ho? Ho due gatti che sono grandicelli. Poi ho altri tre gatti che sono piccolini, che però li stiamo tenendo Per svezzarli. Per chi non sapesse cosa significa svezzarli, li stiamo finendo di allattare, in poche parole, per poi vediamo se troviamo gente per dare in adozione. E poi c'è un altro gattino piccolino che fino a ieri erano due, però Purtroppo non ce l'ha fatta uno perché ci ha salutato. Era troppo debole, quindi prima che raggiungano il mese di vita è difficile che riescano a sopravvivere, esatto, senza la mamma. Quindi e c'erano dati veramente piccolissimi, però. piccolini. Non entrano neanche nella avevano ancora il cordone ombelicale, per farvi capire. Quindi uno non ce l'ha fatta, sfortunatamente. Non sappiamo che tipo di problema abbia avuto, però secondo me era da quando era piccola che aveva qualche problema. Però ci è rimasto ancora l'altro, che è comunque quello bello più attivo, che fa tutto quanto, si lamenta ogni 3 secondi. Però l'importante è che sia vivo, ragazzi. Poi che altro abbiamo? Abbiamo due coniglietti, uno maschietto e l'altra femminuccia. Uno si chiama Kiki, che è la femminuccia, e l'altro si chiama Fiocchi. Poi vedrete, perché l'abbiamo chiamato Fiocco e poi l'abbiamo chiamato Fiocchi. Poi parlerò. Poi, da quello che vedete qui dietro, ragazzi, stavano i primi animali che noi facciamo vedere, ci sono le nostre galline e galli, ragazzi. Dopo vi farò vedere tutto quanto più preciso, che sono due galline e un gallo che, ragazzi, dire che canta ad ogni orario del giorno e dire poco, cioè, ragazzi, veramente. Allora, infatti è strano che non abbia ancora fatto, eh? Infatti. Veramente molto strano. Poi adesso vi faccio vedere, guardate. Allora, come potete benissimo vedere, questo qui è il gallo, ragazzi. Credo che comunque si veda dalla cresta. Sì, no, faccio vedere un po' precisamente. Poi qui dietro invece abbiamo qui tu sei. Sì, ok, però sì, stai calmo, nessuno sta facendo niente. Ecco, ragazzi, è molto aggressivo. Beh, giustamente i galli devono fare i galletti, no? E non fare tanto il galletto, eh. Vabbè, la dovevo fare questa battuta. Fammi andare da qua. Allora, come potete vedere qui, ehi, tu stai calmo con il becco, eh. La nera è la gallina più grossa di tutte. Una cosa veramente, veramente assurda. Ah, grazie. Che deve fare il gallo, le uova, non ho capito. E poi c'è la bianca, ragazzi, un'altra gallina. Sono. Ecco, ma ti stai calmo? Ma boh, non ho parole. E raga, niente, deve fare poi dici a me. Come potete vedere, lui è il gallo, lei è la gallina e quella nera è la gallina. Quindi perfetto, questi qui sono, diciamo, gli animali, i primi animali che vogliamo far vedere. Ah, si doveva levare lo zoom, ok, perfetto. Poi ragazzi, abbiamo detto gatti, cani, galline. Abbiamo tartarughe, due tartarughe d'acqua che vi faccio vedere adesso. E quante tartarughe di terra abbiamo, amore? Non lo so. Mi sa tre o due. Ho tre o due tartarughe di terra, se non sono sicuro. Avete visto? Ecco. Beh, non c'è orario il mio gallo. Sto dicendo, poi abbiamo due tartarughe d'acqua che ve le faccio vedere adesso. Eccole qua. Ragazzi, lasciate stare l'acqua, ma loro vivono in quest'acqua qua. L'acqua stagnante. Diciamo che quindi noi facciamo appositamente. E
adesso vi presento, tranquilli, adesso vi presento. Lui, ragazzi, si chiama Ringo. Amore, ecco, infatti, mio, vi saluta, vi saluta con la zampa lui. Ciao. È veramente un coccolone di quelli mai visti, ragazzi. Veramente è molto 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 bello. E lui invece si chiama Black, lui, ragazzi. Lo stronzo. Si chiama Black. E chissà per quale motivo l'abbiamo chiamato Black. Sì, 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 batti 5, batti 5, però. Batti 5. Sono veramente dei coccoloni tutti e due. Solo che, giustamente, quando se venite a casa mia e li trovate fuori casa, vi sconsiglio di avvicinarvi, perché potrebbe succedere qualcosa che voi non vorreste mai che succedesse. Però dettagli, dettagli, dettagli. Quindi ho fatto vedere i due cagnoloni, le galline, i galli, le due tartarughe. Ti ho già registrato, cos'altro vuoi? Ma cosa vuoi? Ti ho già registrato. Ti ho già registrato, cioè, ma cosa vogliono? Dunque, ma cosa vuoi? Lui è il doppio mento. Ha il doppio mento lui? Sì, da sotto. Ha il doppio mento lui. La ciccetta. Il problema è che sono pure in controluce, ragazzi. Nemmeno si vedono. Ah, ok, ora si vedono bene. Batti 5, batti 5. E batti 5, batti 5, batti 5. Togli la mano. Batti 5. 5. E batti 5. Sì, ragazzi, lui basta dare la zampa e sta a posto. Lui basta dare la zampa e sta a posto. Sono veramente dei coccoloni quelli miei visti. Veramente belli, belli, belli. Poi, abbiamo visto questa cosa qua. Mancano. Ah, manca il reparto forte. Manca il reparto forte, amore. Ah, i gattini ve li faccio vedere per ultimi perché si trovano dentro casa. Ora vi faccio vedere gli animali che stanno fuori casa. Allora, se andiamo da questa parte qui. Siamo sempre dentro casa mia. Come potete sentire, arriviamo agli animali, quelli ai volatili di casa. Devo passare la regina. Però ti calmi innanzitutto, eh. Ecco. Dove devo passare la recinzione? Porco schifo. Ho tolto lo zoom, sì. Aspetta. Mo si strappano i pantaloni. Ok. Allora, ecco qui, arriviamo al reparto. Poli, che stai facendo? Che c'è, Poli? Sono io. Che c'è, Poli? Ehi, bacetto, bacetto. Lui si chiama Peter, ragazzi. Il piccolino. Bacetto, bacetto, bacetto. Eh sì, bacetto. Lei si chiama Poli, ragazzi. Non so perché si sta comportando in questo, cioè così. Ecco, ora sta avvicinando. Ciao, Poli. Ma di madre. Ciao. Un po' sì. Ciao, Poli. Forse non riconosce te, amore. Ecco perché. Forse sta facendo così adesso, no, lei. Peter. Sì, però, amore. Eh sì, lo so, però. Non riesco a parlare, amore. Oh, hai visto? L'hai imitato. Poli l'ha imitato, bellissimo. Vabbè, lei dovrebbe essere una femminuccia. Sì, però stai calmo. E lui invece è un maschietto. E poi c'è lei, che però lei non parla, ragazzi. È la compagna di lui. Anche se comunque non lo caga mai, né mai, né mai. Separati in casa. Sono separati, sono in casa ma separati. Lei è veramente molto molto bella. Si mette sempre a parlare quando non c'è nessuno. Cioè, lei gli piace più parlare quando nessuno la sta guardando, la sta fissando. È molto timida, dai, possiamo definirla così, no? ogni tanto parla. Questi qui sono i nostri tre pappagallini. Qui prima qui era tutto pieno, ragazzi. Il problema è che un giorno sono volati quasi tutti e avevamo tipo più di 20 uccellini in generale. Quindi a me dispiace veramente tanto, però fa niente. Alla fine già comunque sono tanti gli uccellini che abbiamo, quindi non è un problema. Opla, qui bisogna fare sempre parkour ogni cavolo di volta. Adesso arriviamo al... Ecco, qui abbiamo una maila offesa qui, non capisco per quale motivo. Ragazzi, qui arriviamo al piatto forte, eccolo qua, proprio lui, attenzione, lui, ragazzi, si chiama Oliver. Ciao Oliver, ciao Oliver, che c'è? Oh bello, ciao Oliver. Lui, ragazzi, è un cenerino, pappagallino, cioè un pappagallo cenerino, non so se conoscete le, non le razze, cioè proprio, sì, le razze. Lui è veramente molto, molto, molto bello, ragazzi, è grande, veramente molto, molto grande, cioè guardate la mano.
Cioè, questa è la mia mano e quella è lui. Ciao, Gucci. Oh, bello, 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 piccolo, sì. E sei bello, sì. Eh sì, lui è veramente molto, molto bello, ragazzi. Parla, dice veramente tante, tante cose. Poi se riesco a trovare delle clip dove lui parla, ve le metto, ragazzi. Vediamo se un po' riesco a registrarle. È più grande di un piccione, di regola. Molto più grande di un piccione, ragazzi. Veramente, veramente grosso. Ed è spettacolare, ragazzi. Veramente, veramente bellissimo. Lui ed è costato anche tanto per questo. Per chi conosce queste razze qua di pappagallini dovrebbe sapere un po' il loro costo e queste cose qua. Ovviamente non dico niente perché alla fine non so, affari vostri, ecco, ho spaccato una cosa sotto i piedi e robette varie. Qui fino a qui ci sono gli animali. Quelli che ho fatto vedere sono gli animali, quelli che stanno fuori casa, di regola. Ah, manca l'altro cane, però bugia, manca l'altro cane, perché ho fatto vedere due cani e c'è il terzo. Ah, qui devo. Ovviamente vi faccio vedere gli altri animali, perché vi ho fatto vedere gli animali che stanno fuori, tra cui galli, cani, pappagalli, chiao, tartarughe. Adesso mancano gli animali che stanno all'interno, perché per voi sicuramente sarà finito tutto quanto, però fidatevi di me che non è finito. Mentre questo qui, quello che sta abbaiando, è l'altro mio cane, ragazzi, che si chiama Laika. Tantissimi di voi la conosceranno per molti post che ho fatto su Instagram, che se non mi seguite trovate l'elenco in descrizione, sia il mio Instagram che sia quello della mia ragazza Maila. E per l'appunto vi presento Laika. Laika, Mica, vieni, Mica. Eccola qua, ragazzi, questa qui è Laika. Veramente un maremmano di razza, ragazzi. Femminuccia, ovviamente, dato che avete sentito il nome. Ciao, piccolina, ciao. Ehi, fatti vedere, fatti vedere. Andiamo, ciao. Andiamo, 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 usciamo, andiamo, 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 andiamo. Andiamo, 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 andiamo. Eh sì. Il problema è che non ho le chiavi. Come faccio a farti uscire? Dimmi che sta aperto. Niente. A piccolina, vieni.
E niente ragazzi, eccovi qua i miei animali, li avete appena visti tutti quanti. Ragazzi, sono veramente veramente tanti gli animali che ho qui in casa. Perché ovviamente abbiamo tutti questi animali? Perché ci piacciono veramente tanto, li amiamo con tutto il cuore. Poi tantissimi animali li abbiamo dovuti prendere per forza, perché se no li abbandonavano. E quindi pur di non abbandonare gli animali, ce li siamo presi noi, come anche per l'appunto i 3 gattini neri e quello piccolino grigio, che dobbiamo trovare, di cui uno ci dobbiamo tenere, quindi avremo un totale di 3 gatti solamente, e gli altri 3 gatti li andremo ad adottare, li daremo ad un'associazione con cui stiamo collaborando. Dirvi, spero che quest'altro vlog un po' diverso dal primo vi sia piaciuto. Sto cercando di provare a fare tante tipologie di vlog, ragazzi. Sicuramente il prossimo vlog che farò sul canale sarà quello di calcio, quindi con il mio amico, ragazzi, che vedrete a breve sul canale. E che dirvi, vi invito a seguire sia me che sia la mia ragazza Maila qui sotto in descrizione su Instagram, che trovate il link in descrizione. Iscrivetevi a questo canale se volete vedere altri videovlog. Cercherò di caricare più videovlog più spesso. E che dirvi, spero che vi sia piaciuto. Ci vediamo nel terzo vlog di questo canale. Bella, ciao!